Prima Linea, un programma che vede protagonisti uomini e donne impegnati tutti i giorni ad affrontare e risolvere i più svariati problemi, ma anche attenti a cogliere le opportunità, sfruttandole per il bene comune. Personaggi che ricoprono incarichi di responsabilità in ambito pubblico e privato. Uomini e donne in prima linea. Un format che prevede 10 puntate a stagione, con un fortissimo appeal verso i telespettatori. Prima linea. Chi è Giuseppe Fasolino? Chi è? Giuseppe Fasolino è un ragazzo che ha delle passioni e ha avuto la fortuna che, seguendo queste passioni, è riuscito a realizzare qualche sogno. Perché Giuseppe Fasolino è voluto entrare in politica? Ma perché era una di queste passioni, quindi da molto giovane ho avuto questa opportunità, ci sono entrato, mi è piaciuta e ho voluto continuare questa mia passione. Quando è diventato sindaco per la prima volta, che Golfaranci ha trovato? Ho trovato una Golfaranci che conoscevo, una Golfaranci che ho sempre vissuto e che avevo il sogno di cambiare. E questa è stata la leva motivazionale. L'ha cambiata? Penso di aver dato un grosso contributo, però mi piace dire o fare alcune affermazioni che possano sembrare anche presuntuose. Dico che sotto gli occhi di tutti come era Golfaranci prima e come Golfaranci adesso. Io sono convinto che avevamo un progetto in mente quando, come gruppo, quando siamo entrati ad amministrare questo paese, abbiamo realizzato quasi tutti i punti che facevano parte di questo progetto, quindi comunque abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Quando smetterà di essere sindaco, per che cosa vorrebbe essere ricordato? Per essere stato un sindaco efficiente ed essere stato un sindaco per il quale la propria cittadinanza è orgogliosa. Nei suoi anni da sindaco, c'è un aneddoto, un fatto magari simpatico che non è mai uscito sui giornali e ci vuole raccontare? Aneddoti probabilmente ce ne sono stati tanti nel quotidiano. Uno dei momenti più particolari è sempre quando incontri i bambini, quando incontri quelli che saranno i futuri uomini, le future donne di questa comunità. Quelli sono i momenti più delicati, più importanti e più particolari, che ti rimangono dentro. Ma anche quando hanno fatto dei temi dove hanno descritto il loro sindaco. Ecco, questi sono momenti sicuramente gratificanti e che comunque ti fanno riflettere. Importante quindi il rapporto con i bambini. Quanto di papà Giuseppe porta nel modo di lavorare del Fasolino politico e quanto il Fasolino politico influisce nella vita di papà Giuseppe? Beh, quando parliamo di quello che incide, di quanto incide il ruolo da sindaco nella famiglia, penso che sia un deficit che noi che svolgiamo ruoli di questo tipo abbiamo nei confronti della nostra famiglia, perché sono ruoli che ti rubano tanto tempo, soprattutto proprio alla vita della famiglia. Quello che il papà ha dato al sindaco penso che sia uno degli aspetti più positivi. La voglia di lasciare ai miei figli un paese migliore rispetto a quello che io avevo trovato e non far vivere a loro i gap che noi vivevamo quando eravamo ragazzi. Qual è la problematica, la situazione più difficile che ha dovuto affrontare la sindaco? Io tutte le situazioni le ho affrontate con grande determinazione. Devo dire che adesso non c'è un qualcosa in particolare che mi ricordo da aver affrontato con drammaticità, oppure è come che ti metti in una condizione di lotta e quindi tutte le sfide che ti trovi davanti le affronti e dopo ti guardi indietro e dici, logicamente dopo che le hai superate, dici va bene, le ho superate, ti sembra anche che non hai fatto quasi niente.
E poi invece quando vede il risultato poi dice forse invece abbiamo fatto qualcosa di importante. Quindi non, la Sibiu è così e secondo me è un bene, perché non ti culli, ma guardi l'obiettivo successivo. Cosa sa fare che non sapeva fare 5 anni fa? È sicuramente tante cose. Probabilmente sono più riflessivo di come ero 5 anni fa. Il dialogo probabilmente è aumentato, la fiducia nei confronti del futuro, anche quella è migliorata, però non ti so dire che cosa so fare. Queste sono valutazioni, analisi che probabilmente può fare chi hai a fianco, e coloro possono magari dirti, perché hanno una visione più critica della persona e quindi potrebbero fare questa valutazione. Quanto la politica ha influito sul suo lavoro invece? Tantissimo, perché ho sempre cercato di non smettere mai di lavorare, e ho sempre lavorato, ho fatto sempre l'imprenditore, però il mio ruolo ha influito. Il fatto stesso che nel fare l'imprenditore non tengo mai niente, nel senso che cerco sempre di vendere tutto, è probabilmente legato al fatto che più di un certo periodo non posso e non riesco a gestire come dovrei le cose o le attività che ho, e quindi questo mi porta a venderle spesso, a crearle, a portarle avanti e poi a rivendere. Se fosse costretto a scegliere, preferirebbe fare solo il sindaco o solo il consigliere regionale? Sono due cose completamente diverse. Fare il sindaco è un'esperienza esaltante, è un'esperienza che ti toglie tanto ma che ti dà tanto, anche da un punto di vista umano e di soddisfazione. La vivi con grande passione, proprio la vivi come che in una maniera quasi morbosa di essere sindaco. Essere consigliere regionale lo vivi in maniera più riflessiva e diciamo che la vivi in maniera politica, comincia a toccare quello che è l'aspetto politico. Poi io ho l'esperienza che sto facendo all'opposizione, quindi è diversa. Non hai la possibilità di incidere come vorresti nelle scelte gestionali della regione, e quindi la vivi con meno intensità e con meno passione rispetto a quella di sindaco. Spero di non dover avere questa, di non dover fare questa scelta. In questo momento non lo saprei. Se oggi un suo concittadino venisse a dirle: ma facendo il consigliere regionale ruba tempo al suo lavoro di sindaco, come la devo pensare? Può essere un tempo sprecato alla qualità, cioè lo si compensa con la qualità, perché il ruolo da consigliere regionale è un ruolo che potrebbe invece aiutare il ruolo di sindaco. È tutta una questione di organizzazione, e poi ho la fortuna di avere un bel gruppo dietro alle spalle con il quale condividiamo i progetti e condividiamo i metodi di lavoro, e quindi compensa molto la mia mancanza quando io sono a Cagliari. In tanti indicano il comune di Confranci di Giuseppe Fasolino come un esempio, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni, le organizzazioni. Quanto è importante questo e quanto incide una buona comunicazione? Una buona comunicazione è fondamentale, è come una persona che ha un bellissimo negozio ma non apre le vetrine, e quindi nessuno può vedere questo bel negozio se non ci entra dentro. Noi abbiamo prima di tutto cercato di realizzare un bel negozio, e quindi abbiamo migliorato le infrastrutture, abbiamo migliorato l'aspetto estetico del paese. Poi dovevamo farlo conoscere, questo nuovo paese che si era creato, e le manifestazioni sono servite per far venire le persone a Golfaranci e far vedere che cos'era diventata Golfaranci. È importante la comunicazione, ma è importante che poi quando queste persone sono venute a Golfaranci hanno potuto constatare che era davvero un bel negozio, e quindi, come si dice spesso, il passaparola funziona più di tante pubblicità. Durante il periodo di Ferragosto avrete il Golfaranci Music Festival. Sì.
quanto è importante per i vostri giovani e quanto è importante per tutta l'attività economica del territorio? Noi abbiamo, prima di fare gli eventi, prima di fare così tanti eventi, abbiamo fatto un'analisi delle attività, dell'economia di questo paese. L'economia di questo paese è basata sulle attività commerciali, quindi prevalentemente ristoranti, bar, sono le attività che la fanno da padrona e che reggono l'economia di questo paese. E allora abbiamo detto, non avendo tantissimi posti letto, come noi possiamo fare in modo che questi bar e questi ristoranti, comunque queste attività, possano avere un potenziale cliente? Dobbiamo farli arrivare a Volfaracci svolgendo attività, perché facendo attività turistiche importanti noi portiamo tanta gente, quasi come che ci fossero altri 10 hotel o altre seconde case qui a Volfaracci. E così abbiamo fatto, e quindi questo abbiamo visto che ha avuto un riscontro positivo per l'economia di questo territorio. I sindaci vivono, o perlomeno dovrebbero vivere, a contatto con i problemi dei loro concittadini. Per Giuseppe Fasolino cosa significa essere un uomo in prima linea? È fondamentale per capire, come dicevi tu, quali sono i problemi. Se non li vivi, se non li conosci, non li puoi risolvere, non li puoi analizzare e non puoi capire come risolvere questi problemi. Quindi è fondamentale conoscerli, a volte è fondamentale anche subirli. Quindi nel fare l'imprenditore ho potuto constatare quali potevano essere i problemi di un imprenditore qui a Golfaranci, quali potevano essere le lacune, e quindi cercare di dare quelle risposte che anche io da imprenditore avrei voluto da una pubblica amministrazione. E quindi è fondamentale conoscere, a volte subire proprio anche su noi stessi quelli che possono essere i problemi per poterli risolvere, ma soprattutto anche per poter capire lo stato d'animo di chi li vive e di chi soffre, perché se non lo soffri, se non lo tocchi con mano quel problema, non puoi capire qual è lo stato d'animo. A volte il grido di un imprenditore che può scaturire in una, quasi in un'offesa per la pubblica amministrazione, è un grido di aiuto, e noi dobbiamo capire quello, perché altrimenti non siamo in grado di poterlo risolvere, ma non siamo meritevoli neanche di stare dove stiamo. Quanto essere imprenditore aiuta a essere politico e soprattutto amministratore? Non lo so, a me mi ha aiutato molto. Io non ti posso dire, penso che non ci siano delle regole generali. Non per forza dico che un imprenditore è un ottimo politico oppure un insegnante non lo è. Non ci sono delle regole. Io penso che sia però molto importante riuscire a prendere dalla propria esperienza di vita, portarla nella politica e cercare di capire che cosa si può fare. A me è servito molto, perché in un paese dove l'economia era basata sulle attività commerciali, ho capito che cosa si doveva fare per cercare di far crescere l'economia di questo paese. Però questo non vuol dire che magari un'altra persona con un'altra professione non avrebbe potuto fare lo stesso. Bastava però vivere comunque a prescindere dal paese e cercare di aprire i propri orizzonti, non fermarsi all'essere imprenditore, non fermarsi all'essere insegnante o impiegato o dipendente pubblico, eccetera. Bisogna cercare di aprire i propri orizzonti. Grazie. Grazie a voi.